Buongiorno, è il 6 marzo ed è 2019 ed è la, credo, quindicesima volta che facciamo un filmato sulla conferenza a cui stiamo presenziando. Siamo a Seattle, nello stato più lontano dall'Italia sicuramente, e questa volta abbiamo effettuato questa ripresa anche con il patrocinio di ASA, l'associazione di Milano, Plus di Bologna, Unlights, NPS, Mario Mieli, e in particolare desideriamo ringraziare, oltre al patrocinio da parte delle associazioni, anche IFARA, l'associazione degli Stati Uniti, che ci ha permesso per tutti questi anni di fare un piccolo rapporto sui temi a cui stiamo assistendo. In queste giornate, intanto qui a questi filmati ho invitato la professoressa Antonella Castagna, ordinaria di malattie infettive all'Università San Raffaele di Milano, il professor Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive a Tor Vergata. Nei prossimi video vedrete delle separazioni, ci sarà il dottor Massimo Cernuschi, presidente della ASA di Milano, e il professor Di Perri e la professoressa Bandera, che ci parleranno di Verso la cura. Il professor Di Perri è ordinario di malattie infettive a Torino e la professoressa Bandera è associata al Policlinico di Milano. Quindi ci troviamo con il primo slot di interviste e vorrei chiedere ai nostri amici presenti cosa pensano della parte di nuove terapie, di nuovi approcci, diciamo, da qui al futuro, in termini di stiamo vedendo dual therapy, stiamo vedendo terapia associata agli adiuvanti, a qualche cosa di abbastanza innovativo. E abbiamo visto che la conferenza è iniziata con questo messaggio di Anthony Fauci, direttore dell'NIH, che dice è tempo di pensare, abbiamo gli strumenti per cominciare a pensare di smettere, di finire, di chiudere l'epidemia dell'HIV. Bene, che cosa ci dite? Perché poi la pratica clinica è abbastanza diversa. Che cosa ci dite? Prego, Antonella. Ma direi che la prima sensazione, diciamo le prime impressioni da queste due giornate congressuali sono che, per quanto riguarda la terapia, c'è un panorama ricco, in fermento, ricco di opzioni, sia per quanto riguarda, diciamo, le nuove formulazioni di molecole che conosciamo già, sia proprio i primi dati di farmaci che utilizzeranno nuovi meccanismi d'azione. Quindi direi che questo è il primo messaggio, secondo me, una ricerca che non si è affatto fermata, diciamo, sul versante delle nuove opzioni terapeutiche. Penso che al congresso, proprio dopodomani, credo verranno presentati i dati su una delle dual che in qualche modo stanno creando più attenzione, che sono le dual con i farmaci long acting, quindi sposano due concetti, quello di proporre al paziente solo due farmaci e di proporre al paziente una nuova possibilità di somministrazione, che è quella dell'intramuscolo ogni 4 settimane, poi saranno probabilmente ogni 8 settimane, quindi un paradigma che cambia un po'. E che risponde, secondo almeno per quella che è la mia esperienza clinica, al bisogno di diversi pazienti. Cioè, infatti, questo è sicuramente, visto un pochino la percezione che ne abbiamo noi nelle associazioni, l'idea di fare un'iniezione ogni 2 mesi è un futuribile ancora. Sarà sicuramente qualche cosa che faciliterà molte persone, la vita di molte persone, il problema dell'aderenza probabilmente e il problema degli effetti collaterali giorno per giorno, 2 volte al giorno, sì, o 1 volta al giorno.
È tutto un po' da gestire, credo che anche la componente medica dovrà imparare a gestire, diciamo, questa nuova possibilità di somministrazione dei farmaci, però è un bisogno. Nella mia esperienza i pazienti chiedono nel corso delle visite, chiedono quando avremo la possibilità di, quindi credo che stiamo toccando un bisogno reale delle... So che avete delle opinioni diverse e tutte e due interessanti sulla semplificazione della terapia a due farmaci. Sappiamo anche che qui stanno venendo fuori invece concetti che non solo magari forse metteranno i due farmaci, ma sicuramente saranno potenziati dagli anticorpi monoclonali o da qualche altra molecola che potrà rinforzare il sistema immunitario e portare sempre più facilmente alla cancellazione del virus nel sistema del corpo umano. Sì, diciamo, ovviamente all'interno delle nuove strategie, come diceva giustamente la professoressa Castagna, non sono solo finalizzate al concetto della riduzione dei farmaci o anche al concetto del long acting, cioè di trovare farmaci che devono essere assunti meno volte durante il giorno, la settimana, il mese e via dicendo, ma ci sono anche delle nuove strategie che iniziano a pensare di utilizzare farmaci con attività diversa, con finalità diversa. Tu accennavi al concetto degli anticorpi neutralizzanti, no? Che sono, diventano un po' dei farmaci, cioè la risposta che l'organismo mette in atto ogni volta che incontra un virus o un agente che ci viene a infettare. Noi produciamo gli anticorpi neutralizzanti che sono i primi a intervenire a cercare di togliere di mezzo questo virus. Tantissime presentazioni che sono andate a far vedere come la ricerca sta cercando di individualizzare degli anticorpi che siano in grado di attaccare in più punti il virus, quindi anticorpi diversi, ognuno indirizzato contro una parte specifica del virus, messi tutti insieme in modo tale che siano in grado di fermare anche virus diversi, questo concetto che il virus che infetta non è tutto uguale a se stesso, ma ci sono tante particelle diverse, sempre pronte anche con gli anticorpi a creare delle varianti che non rispondono più a quell'anticorpo o a quel farmaco, quando si parla di farmaci, quindi metterne tanti insieme con una capacità di azione molto diffusa. Si è visto che questi anticorpi che vengono in qualche modo ingegnerizzati, cioè creati in laboratorio, diciamo, sono altissimamente efficaci, sono efficaci quanto a un farmaco, sono anche con una lunga emivita e quindi ritorniamo anche nel concetto del long acting, quindi anche lì probabilmente avremo un'ulteriore arma in nostro possesso da somministrare magari ogni due settimane. I grafici che ci hanno fatto vedere danno quest'idea che potrebbero lavorare bene per almeno due settimane, quindi delle armi in più. E poi altre strategie che hanno fatto vedere che vanno anche in qualche modo a interferire su quello che è il reservoir virale e quindi sulla capacità di ripulire il virus che rimane all'interno dell'organismo addormentato. Quindi tante cose nuove che, come si diceva giustamente prima, ci fanno intendere che la ricerca non si ferma, se Dio vuole, che si continua a lavorare per migliorare un qualcosa che ci sembra già ottimo. Sì. Per migliorare anche con la prospettiva di lungo termine, più lungo termine veramente, di eliminare l'HIV dalla faccia del mondo, no? Quindi speriamo che tutto questo venga fatto attraverso la somministrazione di farmaci meno tossici, più facili possibili, a cui non si assisterà a fattori allergici emergenti. Il discorso della semplificazione credo
anche perché ho visto delle presentazioni in cui l'inibitore dell'integrasi è sempre la parte del leone, perché è più forte, perché è più malleabile, perché è meno tossico, perché poi alla fine non si è riuscito a provare che produce quella depressione di cui si parlava, né presenta tante resistenze come all'inizio si poteva temere. Quindi l'inibitore dell'integrasi fa sempre la parte del leone, almeno in questo momento, e sarà probabilmente associabile a qualche altro farmaco, senza dover arrivare alle vecchie classi nel nucleosidico o dell'inibitore della proteasi, che comunque però anche oggi hanno la loro validità. Certo, certo. Ma secondo me siamo di fronte comunque a uno scenario abbastanza rivoluzionario, perché stiamo curando un'infezione virale, controllando un'infezione virale non più solo con antivirali, ma si apre la prospettiva che possano essere antivirali e anticorpi insieme, quindi cioè una sfida veramente innovativa, almeno dal nostro punto di vista. E per la realtà di oggi, io credo che anche da questo congresso stia emergendo proprio quello che dicevi, che le nuove classi di farmaci che stiamo utilizzando stanno consolidando quello che è il loro profilo, anche con qualche maggiore descrizione di possibili effetti collaterali, di possibili aspetti a cui dobbiamo tener conto, ma sicuramente si sta accumulando l'esperienza, che non è più di settimane, di mesi, ma comincia ad essere di anni, quindi un dato molto importante per la durability di questo successo a cui non vogliamo più rinunciare, non vogliamo più tornare alle vecchie somministrazioni tre volte al giorno. Sì. Bene, io penso che per quello che ci ha portato questa edizione della CROI, già abbiamo fissato qualche concetto importante, no? La semplificazione è sicuramente un'arma, i farmaci comunque sono più semplici, arriva qualche strumento in più nell'armamentario, forse tra un anno, forse ci metterà del tempo, forse non entrerà subito nella pratica clinica, però ci sarà qualche elemento in più che ci permetterà di avere una terapia più blanda, più lunga, con intervalli più lunghi tra una somministrazione e l'altra, e probabilmente semplificare sempre di più la vita della persona che è stata colpita. Se posso aggiungere un altro piccolo tassello in questa cosa che mi sembra molto ben disegnata, come tu l'hai detta, è il concetto che poi è stata posta sempre grande attenzione all'altro convitato di pietra, cioè l'infiammazione, no? Che questa malattia determina. Ci sono stati nuovamente altri studi che fanno vedere come si possa abbinare, ma qui siamo un po' all'inizio, a una ricerca che stenta, ma che comunque c'è, come si debba abbinare anche ai farmaci antivirali magari qualche molecola finalizzata a ridurre lo stato di infiammazione. È chiaro che l'infiammazione si riduce togliendo di mezzo il virus, quello è il primo elemento ed è stato ancora ripetuto proprio per cercare di non distogliere l'attenzione al fatto che noi dobbiamo curare una malattia che è dovuta a un virus. Poi tanti dati che iniziano a emergere sulla possibilità di avere anche degli approcci che appunto utilizzano qualche cosa che aiuti a ridurre comunque l'infiammazione, che in qualche modo rimane di fondo e rimane un problema. Perché l'infiammazione rimane? Perché questo è un problema veramente che hanno tutte le persone che hanno avuto contatto con il virus. Però l'infiammazione rimane, no? Cioè praticamente sono delle espressioni, no? Dei marcatori che dimostrano che il corpo sta reagendo a un qualche cosa che comunque non c'è più, che è undetectable, che non si riesce neanche a quantificare. Come mai non si riesce a fermare l'infiammazione con gli antiretrovirali? Qual è il meccanismo che non glielo permette? Complesso, ma allora sì. Voglio dire, l'infiammazione ha tante origini diverse, no? L'infiammazione non è un problema soltanto della persona che ha l'infezione di HIV,
l'infiammazione è qualche cosa che accompagna per esempio l'invecchiamento delle persone, quindi ci sono tanti elementi, no? I lavori che sono stati fatti vedere, in modo particolare uno, fa vedere come anche quel poco virus che noi non riusciamo più a testare e che magari non è neanche in grado di replicare, che quindi viene espulso dalle cellule ma non è in grado di dare nuove infezioni, è molto infiammatorio lo stesso. Quindi questo po' di virus che non può essere controllato dai farmaci, perché i farmaci funzionano sul virus che replica, non su quello difettivo, quello è comunque in grado di determinare l'infiammazione. E poi la malattia si accompagna con altre condizioni che determinano l'infiammazione, ci sta, diciamo, le alterazioni su quello che è il microbiota intestinale, no? Per cui la traslocazione microbica dei batteri dall'intestino, che in alcuni pazienti è comunque aumentata rispetto al soggetto normale, determina infiammazione. La presenza di altri virus, l'epatite C, il citomegalovirus, aumenta l'infiammazione. La sindrome metabolica, che spesso è presente in questa malattia, quindi la presenza di un diabete, di un dislipidemismo, aumenta l'infiammazione. Quindi può essere tanti prodotta punti dall'HIV, ma poi anche aumenta il grado di infiammazione, quindi un effetto. Prego. E poi secondo me c'è un tassello che è sempre molto importante chiarire, che è questo: non è che vediamo infiammazione dove il virus non c'è più, noi vediamo infiammazione nonostante non riusciamo con le metodiche attuali ad evidenziare quel poco virus che comunque c'è. Quindi questo aspetto è un aspetto che va ricordato, e mi sembra fra l'altro che anche in questa edizione del CROI ci sia stata anche un'evoluzione che è sempre un po' lenta di quelle che possono essere le metodiche che ci aiutano a codificare, a quantificare questa piccola porzione di virus che noi oggi non cogliamo con le metodiche attuali in pratica clinica. Quindi diciamo che un miglioramento anche nella tecnologia diagnostica ci permetterà di capire meglio qual è la relazione tra infiammazione e virus. Vi è una ricerca attiva per quanto concerne la diagnostica e la ricerca di nuovi marcatori? Assolutamente sì, cioè si stanno cercando di nuovi marcatori che servono a valutare meglio il virus addormentato all'interno dell'organismo, valutare meglio quanto questo virus sia in grado di replicare o non di replicare. Ormai si valuta non più il virus libero nel sangue, ma il virus che si sta risvegliando all'interno della cellula. Quindi si va a vedere il virus non addormentato, ma che replica all'interno della cellula, che è un indice che comunque la terapia funziona, ma forse potrebbe funzionare un pochino di più, perché qualcosa ci continua a essere che noi non vediamo, come si diceva un attimo fa. Quindi su questo la ricerca, e devo dire che alcuni di questi marcatori così sofisticati iniziano a entrare un po' nella pratica clinica, tanto che qualcuno dice sì, ma le nuove strategie forse vanno pesate anche su questi marcatori più sottili prima di dire che sono altrettanto validi. Certo, è un mondo un po' da costruire, però è un qualche cosa che ormai si vede, cioè che ci fanno vedere dagli studi, quindi è un qualche cosa che diventerà probabilmente una delle risposte da dare. Dal futuro, certo, che ci verrà dal futuro. Io vi ringrazio moltissimo per questa vostra presentazione, per questo resoconto di questi giorni sicuramente pesanti, perché con un jet lag che ci obbliga a 9 ore di differenza di orario non è facile lavorare. E comunque vi ringrazio, proseguirò a intervistare i nostri amici che verranno dopo, e buona conferenza. Grazie mille. Grazie a voi. E questa è la seconda intervista che facciamo qui alla CROI del 2019, come abbiamo anticipato prima, appunto è il 6 marzo, e la conferenza sta andando avanti ed ha portato almeno un paio di sessioni che sono completamente diverse dalla storia della CROI, cioè molto rivolte agli aspetti del paziente, agli aspetti direi
sociali ma comunque individuali. Ho chiamato Massimo Cernuschi, che è il presidente di un'associazione della ASA di Milano, molto attiva nell'assistenza e nell'informazione alle persone con HIV. Volevo sapere la sua opinione su quali aspetti sono emersi dal famoso nuovo slogan, che comunque stiamo riprendendo ultimamente anche attraverso i nostri media, che è U uguale U, undetectable uguale untransmittable. È un messaggio forte, è un messaggio che noi, diciamo, che ci occupiamo della patologia già sapevamo da parecchi anni. Finalmente è emerso in maniera più clamorosa ultimamente. Una persona che non ha il virus, quantificabile almeno nel sangue, non può trasmettere il virus. Che cosa è emerso dalla sessione che si è avuta in questi giorni su questo tema? Ma quello che è emerso non è sicuramente niente che va contro questo enunciato, cioè chi è in terapia con una viremia negativa, come diciamo noi in Italia, non è infettivo, quindi niente contro questo. Emergono i problemi di informazione, di passaggio di questa notizia all'esterno. Noi che siamo nel settore sappiamo e lo diamo per scontato, ma non è assolutamente scontato né nella popolazione generale né nelle persone che sono che hanno dei comportamenti più a rischio, né soprattutto e purtroppo tra i medici. Molti medici non credono a questa affermazione, medici infettivologi, e questo è abbastanza inquietante, perché il messaggio uguale U serve sia alle persone con HIV per sentirsi più tranquille, più confidenti nei rapporti sessuali, nei rapporti con le altre persone, sia in generale serve per ridurre, abbattere quello che è lo stigma, cioè la persona con HIV non è più un pericolo in nessun modo per gli altri, quindi anche queste paure che sono diffuse sulla presenza di qualcuno con HIV all'interno di una famiglia devono essere abbattute. Se i medici non si mettono a, e io faccio il medico, quindi non si mettono a, non so come dire, ribadire sempre insistentemente questa cosa, non andiamo da nessuna parte. Infatti, secondo me, uno dei rischi maggiori che questo messaggio passi senza le dovute cautele è proprio che quello che poi è successo anche nel passato, no? Ci si affidi a una banale dichiarazione: no, sono con viremia negativa, e quindi si accetta di poter fare sesso senza protezione. In realtà, allora, questo è tutto un altro discorso, nel senso che questo vale quando si è certi che la persona è in questa situazione. Nei rapporti sessuali occasionali non bisogna mai fidarsi di nessuno, nel senso che uno dica che è undetectable, che uno dica che è negativo, che uno dica che è in PrEP, non conta, nel senso peggio ancora quelli che dicono che hanno fatto il test sei mesi fa. Cioè, nel rapporto occasionale ognuno deve occuparsi della sua salute, deve sapere lui quello che vuole rischiare o non rischiare dal rapporto sessuale che sta avendo. Poi all'interno di una coppia stabile è chiaro che U uguale U è molto importante, perché comunque tu a quel punto sai come si sta curando quella persona, quindi sai che prende la terapia, sai che è stabile, quindi puoi anche non usare preservativo. Insomma. Ecco, hai detto proprio una parola, no? Cioè, abbiamo detto una frase che è forse la frase chiave che dovrebbe indurre tutti a fare il test, no? Al di là di quello che si dichiara, comunque ci si dovrebbe fare il test, e questo messaggio U uguale U dovrebbe invogliare le persone che poi invece sappiamo che arrivano a farsi il primo test quando hanno già l'AIDS conclamato, beh,
questo dovrebbe poter spingere a fare più attenzione nei confronti della propria salute. Certo, ma infatti il secondo messaggio che arriva dopo uguale U è facciamo il test al più prima possibile, più spesso, 6 mesi, 3 mesi, insomma, in maniera da poter prendere le terapie da subito, non avere rischi rispetto alla propria salute, non avere rischi di trasmissione agli altri. Questo è l'altro messaggio, quindi è proprio un invito a fare come hanno fatto in altri paesi, in altre zone del mondo che non sono l'Italia, dove la diffusione dell'infezione da HIV ormai è ridotta allo zero. Quindi abbiamo visto che l'Inghilterra dichiara di aver diminuito del 55% le nuove infezioni. L'Italia è stabile, purtroppo. L'Italia è stabile, però l'Australia c'è riuscita San Francisco, sono riusciti un po' a macchia di leopardo un po' in certe parti del mondo, però da noi zero, da noi non c'è uno sforzo evidente rispetto a questo. E c'è anche un aspetto di questo slogan che racchiude tantissimi concetti, no? All'interno, e anche tantissimi rischi se passa in maniera inappropriata, che è uno degli strumenti su cui si è basato anche Fauci nella lettura di introduzione, abbiamo gli strumenti, sappiamo quali sono gli slogan che funzionano, TASP, PREP e U uguale U, per poter veramente azzerare l'HIV nel mondo da un punto di vista teorico. Bisogna passare alla pratica e non è molto semplice, e cioè manca ancora una serie di fili di congiunzione affinché questo sia realmente possibile. Sì, anche se la situazione, vuol dire, tra gli Stati Uniti e l'Italia è molto diversa, nel senso che per esempio negli Stati Uniti non c'è un azzeramento della carica virale nelle persone in terapia come quello che c'è in Italia, siamo molto meglio noi da questo punto di vista. Quindi qua loro hanno dei problemi diversi. Da noi, tutto sommato, le persone che sono in terapia sono motivate, si curano bene, probabilmente ci sono dei buoni medici, c'è una buona informazione, c'è un ottimo sistema sanitario che permette alle persone di curarsi gratuitamente, cosa che qui non c'è, quindi questo è anche probabilmente più, non so come dire, facile. Da noi manca l'informazione, manca l'informazione su che cos'è veramente l'HIV, manca l'informazione su che cosa significa rapporto a rischio, insomma le solite cose che non si fanno. Ecco, se noi facessimo noi nelle associazioni non si andrebbe molto più in là. Insomma. Sì, diciamo se la popolazione in generale ascoltasse anche le associazioni che si occupano di questo con più fiducia e con più tranquillità. Emerge, è emerso anche nella conferenza, il problema, il grave problema della discriminazione delle persone con HIV, che in qualche modo potrebbe essere superato se questo messaggio di U uguale U va avanti e va avanti nella maniera più corretta, potrebbe appunto aiutare a diminuire la discriminazione che è ancora forte anche nella stessa anche tra le persone che fanno dello stesso sesso, che fanno sesso tra di loro. Sì, ma questo sicuramente, nel senso che anche, voglio dire, c'è questo tipo di atteggiamento anche verso chi fa la PrEP. Chi fa la PrEP è un disgraziato. In realtà no, nel senso che è qualcuno che ha coscienza di correre qualche rischio in più del dovuto, che ha coscienza di che vuole essere più sicuro nei rapporti sessuali, che quindi si piglia un farmaco. Non è una cosa moralmente negativa, sbagliata. L'importante è che venga fatta bene, e anche questo è un errore che bisogna evitare, cioè bisogna evitare che le persone che sono in PrEP in Italia, come ovunque nel mondo, la seguano male. Quindi ci vanno dei controlli precisi. Certo, chi non usa preservativo si infetta con
altre patologie, quindi sifilide piuttosto che gonorrea, eccetera. Però la PrEP, se accompagnata da degli screening costanti ad ogni visita per le infezioni sessualmente trasmesse, è qualcosa che permette anche di tagliare la trasmissione di queste infezioni, quindi deve essere fatta bene, per cui le persone che fanno la PrEP devono in prima persona, è un gioco di parole, ma insomma, verificare che dove sono seguite queste cose vengano fatte, perché fare la PrEP, prendere la pillola non è sufficiente. Non è sufficiente perché sì, non prendi l'HIV, prendi tutto il resto e lo diffondi. Allora prendi la pillola, benissimo, fai anche gli esami correttamente ogni volta che ti fai vedere, e a quel punto questo può rappresentare proprio un blocco della diffusione anche delle altre infezioni. Dicevi l'aspetto morale non è immorale prendere una pillola per prevenire un'infezione o per prevenire una malattia. Se tu ricordi, io lo scrissi nel 2003 in un articolo su Delta, si prendeva il farmaco per prevenire la malaria quando si andava in Africa, no? La clorochina. Non era immorale. Si andava in Africa, si lavorava o si andava in vacanze. Certo, ma il sesso è qualcosa che è considerato sempre immorale, no? Tutti lo fanno come vogliono, però non se ne deve parlare perché è qualcosa di immorale. Chi se ne frega di cosa fa uno a letto, cioè realmente non come persone della community e come medici, come medico io personalmente non posso permettermi di giudicare un'altra persona, cioè devo vedere che cosa fa la persona, capire e muovermi di conseguenza, cioè dare una mano alla persona ad avere una sessualità che sia soddisfacente e che non lo metta a rischio di prendersi delle infezioni nel frattempo. Ecco. In Italia abbiamo, tu fai parte del gruppo, no? Abbiamo deciso di collaborare con la Società di Malattie Infettive per vedere di raggiungere una consensus che possa permettere di digerire questo concetto anche ai medici che ancora non hanno accettato il concetto di U uguale U e neanche il concetto di PrEP, perché credo che ci sia anche molta riottosità da parte di molti medici. Sì, ma sai, un conto è il medico che non vuole, decide che non prescrive la PrEP, meglio, obiettivamente meglio, perché se non vuole vuol dire che lo farebbe male, quindi meglio che non lo faccia. Però il problema sono i medici infettivologi che davanti alla coppia discordante, stabile, dicono ma no, dovete usare preservativi perché così comunque è pericoloso. Esistono, e perlomeno io ne ho visti negli ultimi mesi due, che hanno scatenato un putiferio all'interno di queste coppie che erano tranquille, cioè assolutamente sono arrivati in lacrime. Questo è sbagliato, profondamente sbagliato. E speriamo che la CIMID si muova in maniera bella decisa rispetto a questa cosa, perché deve essere chiaro, perché se non è chiaro un infettivologo non andiamo da nessuna parte. Dovremmo avere infatti un documento, diciamo, collegiale entro l'anno. Poi c'è stata un'altra sessione molto interessante che è stata quella degli stili di vita. Gli stili di vita possono influenzare sia l'assunzione della terapia per le persone con HIV, sia il successo della terapia in sé. Che cosa è emerso da questa sessione? La sessione era articolata su diversi, diciamo, tipi di problemi barra sostanze. Quella più interessante per noi, perché in qualche modo parla di una realtà che abbiamo anche noi, anche se non come in Gran Bretagna, era quella sui CAMS, sull'utilizzo di sostanze, dove se vogliamo si parlava di utilizzo di sostanze che alterano la percezione del piacere, alterano in parte lo stato di coscienza,
per proprio avere rapporti sessuali in maniera un po' più, non dico libera, non è il termine giusto, ma insomma in una maniera diversa. Mm-hmm. Associato però a una serie di altre cose, quindi associato all'utilizzo delle app per incontri, associato a... E questo è diverso, le sostanze sono diverse da paese a paese, però questo è qualcosa che comunque deve essere affrontato da noi come affrontato dai medici per evitare che diventi un problema, no? È chiaro che qualcosa che ti fa fare sesso meglio è qualcosa che una persona cerca alla fine, può cercare e non è riprovevole. Il discorso è che bisogna fare in modo che questo non faccia del male alle persone, perché ci sono persone che muoiono di questo, persone che collassano, persone che stanno male e dobbiamo occuparcene, cioè quindi dobbiamo conoscere il problema e trovare il modo di interagire con le persone. Molto difficile, perché è un fenomeno che chi fa chemsex tende a tenere per sé o comunque tenere all'interno della cerchia di persone con cui si muove in questa maniera. Questo può essere anche un problema sia per l'assunzione delle terapie, perché può capitare che una sessione di chemsex vada avanti alcuni giorni, perché sono sostanze che ti tengono sveglio e ti fanno passare la fame, ti fanno passare il senso del tempo, quindi la terapia si sospende magari per un giorno o due, provocando delle riprese di replicazione virale e quindi dando alle persone la possibilità di contagiare qualcun altro. E dall'altro lato il discorso dell'assunzione della PrEP, nel senso che la PrEP va assunta dalle persone negative, soprattutto se hanno questo tipo di abitudini, perché si mettono in situazioni di alto rischio, quindi anche lì la PrEP deve essere assunta correttamente e quindi bisogna lavorarci sopra bene, ma senza moralismo, nel senso che anche qua... Però questo è un concetto che vale per l'HIV, ma non vale per tutte le altre manifestazioni di malattie a carattere sessuale. Sifilide, gonorrea, clamidia, che sono molto comuni e che suppongo avvengano più spesso nella frequentazione delle feste chemsex. Certo, infatti anche lì bisogna invitare le persone a parlarne con i medici che le seguono per fare degli esami in più ogni tanto, perché non vi è modo di prevenire questo. Non c'è modo di prevenire, sì, ci sono degli studi su che hanno fatto in Francia, però no, nel senso che la cosa migliore è curare questo tipo di infezioni. L'altra cosa che secondo me è molto importante è cercare di educare le persone alla notifica delle loro eventuali infezioni ai partner, quindi fare in modo che la singola persona che scopre di avere la sifilide poi contatti qualcun altro, faccia contattare qualcuno con cui ha avuto dei rapporti dal medico o da un'associazione per evitare la diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse. Cosa che però credo possa succedere solo nel momento in cui si riacquista la lucidità e non durante il periodo di... Sì, chiaro, dopo, perché poi scopri di avere la sifilide dopo, non prima, quando vai no, a fare gli esami. Però la persona che magari ha fatto l'iniezione per la sifilide da poche ore e si immette in un circuito di chemsex potrebbe forse essere ancora contagiosa, forse essere... Sì, ma non credo che lo... credo che questo non succeda, ecco. In generale sono tutti molto, credo, molto attenti a far passare quei giorni perché l'infezione sia curata, quindi quello no. Comunque mi pare che oltre al problema del chemsex
mi pare che avessero affrontato anche quello del fumo. Io non ho assistito a quella sessione. Sì, beh, quello del fumo, quello dell'alcol, però sono anche, sono, quello del fumo è più un problema sulla, diciamo, chi fuma e ha l'HIV ha più danni rispetto a chi non a chi fuma e non ha l'HIV. Cioè, il fumo è qualcosa che va a buttare benzina sul fuoco di chi ha l'HIV, quindi è una ragione ancora più forte per chi ha l'HIV rispetto a chi non ha l'HIV. L'alcol sappiamo benissimo che ti può provocare una riduzione di quella che è l'attenzione e quindi rapporti non protetti, quindi più facilmente chi beve ha anche rapporti di tipo violento, chi beve può dimenticare le pillole, quindi come ogni sostanza che altera lo stato di coscienza può ridurre quella che è l'efficacia delle terapie. Poi c'era anche una parte di quella sessione sugli oppioidi sintetici che da noi in Italia non sono per ora un problema, anche se per esempio il tramadolo viene utilizzato spesso dagli utilizzatori di CAMS per, diciamo, ridurre un po' l'effetto di eccitazione dato da alcune sostanze, quindi già il tramadolo comincia a entrare da noi, c'è già l'eroina gialla che contiene il carfentanil, che è un opioide sintetico, però qua negli Stati Uniti quella degli opioidi sintetici è una vera epidemia dovuta a un eccesso di prescrizione degli opioidi sintetici che poi è passato ad essere qualcosa che le persone prendono non per un bisogno antidolorifico, ma per un bisogno di star meglio. Ma è come dire, è l'onda di riflusso di quello che è stato per tanti anni qui negli Stati Uniti l'uso di metanfetamina? Sono due cose separate. Prima stavo troppo su. Adesso bisogna che Sono due cose diverse, anche gli utilizzatori sono diversi, cioè gli opioidi sintetici sono un po' più per la popolazione generale, mentre la metanfetamina era diffusa, però molto diffusa nell'ambiente MSM, questo sicuramente, però diffusa anche nell'ambiente, anche le donne si fanno di metanfetamina, quindi non è, però sicuramente meno di MSM, questo sicuro. Gli opioidi sono un'altra cosa, che poi sfumano nell'eroina, sfumano nelle cose che noi abbiamo visto ai tempi della tossicodipendenza negli anni, fine anni 80, in cui proprio la gente si iniettava le pasticche o le gocce, così succede qua. Beh, male, diciamo, abbiamo probabilmente imparato anche da questa conferenza che finalmente le conferenze scientifiche si cominciano a interessare degli aspetti della vita reale, perché poi cioè, gli studi clinici, no, ci portano tanti bei risultati, per carità, risultati che hanno veramente cambiato la storia naturale di una patologia, di un virus, però poi vanno confrontate anche con chi deve assumere questi farmaci, e chi deve assumere questi farmaci ha questo tipo, spesso ha questo tipo di problemi. No, ma infatti tu l'hai detto bene all'inizio, cioè qui al CROI si comincia a sentir parlare delle persone che hanno HIV, quindi di come vivono, di quello che c'è dietro, cioè cosa che prima non c'era, nel senso che sicuramente le sessioni negli anni passati erano molto più scientifiche, molto più su quel binario. Adesso finalmente appunto si comincia a capire che se tu vuoi fare bene il tuo mestiere, se tu vuoi trattare una persona e trattarla bene, devi sapere che cosa fa. Sapere cosa fa, parlarci, sapere chi è e dare una mano per ridurre i danni rispetto ai comportamenti eventualmente non ortodossi che la persona ha. Ecco. Ortodossi è un termine. Sì, forse un po' moralistico. Sì, no, ma io proprio moralista. Questo no.
però ortodosso inteso, voglio dire, sì. L'alcol per me, voglio dire, se certo. Non è ortodosso bere troppo, non so come dire. Certo, no, è perfetto, io ti ringrazio moltissimo per questo chiarimento, sono sicuro che è molto utile questa intervista in particolare alle persone della popolazione generale che sono a rischio o magari anche che non sono a rischio ma si devono informare, mentre le altre interviste che faccio sono molto più dedicate a come si sta sviluppando la scienza. Anche noi abbiamo fatto l'intervista che si interessa più della persona e non dello studio clinico. Va bene. Ringrazio molto. Grazie. Massimo, e a presto. Buonasera di nuovo, questa è la terza intervista del gruppo delle interviste del 6 marzo 2019 durante la CROI, la conferenza sui retrovirus a Seattle. E ci troviamo ora a intervistare la professoressa Alessandra Bandera del Policlinico di Milano e il professor Gianni Di Perri dell'Università di Torino. Abbiamo sentito e abbiamo letto tutti quanti in questi giorni di un paziente che si è completamente negativizzato. Uno dei motivi principali della conferenza, tra l'altro Fauci ha iniziato proprio con la speranza di raggiungere l'obiettivo dell'azzeramento, dell'eradicazione del virus, e casualmente si è associata a questa informazione del 18° mese di negativizzazione di questo paziente che ha fatto una terapia particolare con il trapianto di midollo allogeno. Ci puoi spiegare qualcosa in più? Perché ovviamente è una notizia che ci fa sperare molto. Certo, sì, certo, dopo 12 anni dal caso di Berlino, dal paziente di Berlino, Timothy Brown, abbiamo avuto in questi giorni appunto la notizia di un secondo paziente HIV positivo che è stato sottoposto allo stesso tipo di trattamento per una malattia ematologica. Nel caso del paziente inglese si trattava di un linfoma di Hodgkin, quindi di un tumore del sistema linfatico che colpisce in maniera più frequente la popolazione HIV positiva rispetto ai soggetti HIV negativi, e che generalmente viene trattata con una chemioterapia, ma nel caso del paziente inglese non ha risposto a diverse linee di chemioterapia. Perciò è arrivato ad avere necessità, per guarire la malattia ematologica, di un trapianto allogenico da donatore. E nella scelta del donatore è stato selezionato un donatore che ha una delezione completa del gene per il CCR5, cioè il CCR5, che è il co-recettore di HIV che la maggior parte dei virus di HIV utilizzano per entrare nelle cellule CD4. Questa è la stessa strategia che è stata utilizzata nel caso del paziente di Berlino, che aveva una malattia ematologica diversa, una leucemia mieloide acuta, e che ha ricevuto non uno ma due trapianti allogenici dallo stesso donatore con la stessa delezione del CCR5. In questo caso appunto le differenze rispetto al paziente di Berlino è che il paziente di Londra ha ricevuto un solo trapianto, quindi, e che esso stesso non presentava la mutazione eterozigote per il CCR5, cosa che invece era presente nel paziente di Berlino. Non solo, il tipo di condizionamento, cioè di chemioterapia e di irradiazione, era più pesante nel paziente di Berlino rispetto al paziente inglese, ma nonostante tutto ciò si è verificata, o almeno si sta osservando, la stessa risposta che si è osservata nel paziente di Berlino, quindi la negativizzazione dell'HIV RNA, della replicazione del virus a livello periferico, nonostante la sospensione della terapia antiretrovirale. Ora, chiaramente siamo ad un follow up molto più breve rispetto al paziente di Berlino, che è arrivato appunto a 12 anni di follow up, in questo caso sono 18 mesi, però dai dati che sono stati presentati ci sono le premesse per poter pensare che anche in questo caso ci sia una remissione, diciamo, del virus prolungata. Il paziente è stato sottoposto ovviamente anche a una terapia immunosoppressiva dopo il trapianto per evitare la reazione di graft nei confronti del trapianto, e nonostante ciò la viremia è stata sempre soppressa. Quindi diciamo che
Ovviamente non è una strategia questa che può essere applicata d'amblè alla popolazione HIV positiva come strategia di cura o di eradicazione. Quello che è interessante sia per il paziente di Berlino che per questo paziente inglese è sicuramente che rappresentano il primo modello umano di eradicazione del virus di HIV. È chiaro che sono presenti probabilmente diversi fattori che hanno portato a questa eradicazione. Perché suppongo che ci siano stati altri casi trattati in modo analogo che non hanno risposto. Certamente, ci sono dei pazienti che ad esempio hanno ricevuto il trapianto allogenico di midollo ma da donatori non CCR5 deleti che hanno presentato alla sospensione della terapia un rebound virale, che sono i casi di Boston, ma anche un paziente che aveva ricevuto un trapianto da un donatore CCR5 deleto ha avuto il rebound virale perché aveva un virus che non usava soltanto il CCR5 come corecettore ma anche il CXCR4. Quindi in questo caso e probabilmente e anche nel caso del paziente di Berlino si sono verificate queste grandi coincidenze, cioè il fatto di avere un donatore deleto per il CCR5 e avere un virus che era unicamente R5 tropico, quindi non permettere ad altre varianti del virus comunque di poter penetrare all'interno delle cellule. Quindi, come dicevo, sicuramente è un modello di cura che andrà approfondito e probabilmente apre delle strategie future che ovviamente non possono essere il trapianto allogenico perché è chiaramente gravato anche da complicanze e mortalità e sarebbe infattibile sulla popolazione generale. C'è da dire che c'è un altro ulteriore caso che è stato descritto nell'ambito di questa conferenza come presentazione poster, che appartiene all'Università di Düsseldorf. Anche in questo caso si tratta sempre di un paziente con una patologia ematologica che ha ricevuto un trapianto allogenico con un donatore che era deleto per il CCR5. In questo caso però il tempo di osservazione dalla sospensione della terapia è molto breve, sono 3 mesi e mezzo, quindi di fatto dobbiamo attendere per poter dire che effettivamente anche in questo caso ci sia stato si una... trattava sempre di pazienti che avevano una copatologia presente. Ematologica, sì, sempre una patologia ematologica che richiedeva l'effettuazione del trapianto perché non responsiva alla chemioterapia o perché, come nel caso del paziente di sarà Berlino, molto... si trattava di una leucemia. Quindi sono eventi molto rari. Tanto è vero che esiste a livello europeo un consorzio che si chiama ICSTEM che raccoglie i casi di pazienti HIV positivi con patologia ematologica che hanno ricevuto un trapianto allogenico da donatore e che il donatore può essere appunto con la mutazione o no per il CCR5 e che ha lo scopo proprio di studiare il reservoir virale senza considerare la sospensione del trattamento, ma di studiare il reservoir virale per capire quali sono i fattori legati al trapianto allogenico che danno una prospettiva di eradicazione virale. E appunto nell'ambito di questo stesso consorzio è stato fatto anche lo screening su una grossa banca di donatori di midollo, soprattutto in Germania, in Spagna e in Inghilterra, per selezionare quei donatori che sono appunto dotati di questa mutazione genetica del CCR5 e che potrebbero essere disponibili per un trapianto nel caso un paziente HIV positivo lo richiedesse e non avesse un donatore familiare compatibile, quindi dando l'opportunità nel caso in cui sia necessario fare un trapianto di scegliere tra pazienti compatibili ovviamente dal punto di vista genetico ma anche con questa opzione e quindi opportunità future. Posso fare una domanda? Certo. Da ignorante? La persona a cui viene tolta una parte del midollo o tutto o una parte piccola, come fa? Lo ricrea, sì, lo ricostituisce? Sì, il midollo osseo è dinamico e si ricostituisce, quindi anche prelevandone una quota non c'è nessun problema per il donatore di midollo. È una procedura che si fa abitualmente, spesso da familiari, quando ci sono consanguinei compatibili, che sono la prima scelta. Nel caso in cui questo non è possibile, ovviamente da una banca di donatori. Perfetto. Professor Di Perri, c'è uno scenario, abbiamo visto, in cui si spera in alcune nuove formule, alcuni nuovi giocattoli che si mettono insieme alla terapia antiretrovirale, rafforzano il sistema immunitario e permettono probabilmente di avere una carica virale costantemente soppressa e quindi probabilmente
nello scenario futuro una diminuzione di terapia. Che cosa ci racconti? Che cosa è venuto fuori a questa conferenza? Insomma, in linea generale c'è una volontà, diciamo, di semplificare per quanto possibile, di rendere più agevole quella che è una terapia, che è una sua strutturazione in termini di principio ormai consolidata, ovvero una prolungata e profonda soppressione virale determina, laddove ce n'è bisogno, un recupero della capacità di difenderci da parte del nostro sistema immunitario, detto in maniera molto grossolana, e laddove non, diciamo, non c'è bisogno, perché si tratta di persone che riescono a iniziare la terapia in una fase ancora precoce, si tratta di mantenere le facoltà, diciamo, di difesa che ci sono. Questo ha la sua storia, è stata una storia straordinaria. Adesso, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci, in particolare gli inibitori dell'integrasi, grazie ad alcune proprietà, a una particolare potenza, si è passati, siamo in piena transizione da quello che era un archetipo a tre farmaci a quello che sarà un archetipo a due farmaci, in una buona percentuale di casi. Cioè, non è una terapia che possono fare tutti, ma una recente storia sperimentale ci insegna che i criteri possono essere molto più allargati rispetto a quello che pensavamo qualche anno fa. In questo scenario di volontà di semplificare si inseriscono tutte le iniziative già a buon punto di sviluppo di formulazioni farmaceutiche iniettabili che permetteranno, ovviamente, diciamo, il intervalli di somministrazione anche prolungati. Questo nasce una nuova era. Adesso ci stiamo attestando su parametri mensili o bimensili, probabilmente fra qualche anno parleremo di 6 mesi, di un anno di frequenza. Cioè, effettivamente ci sono già le premesse da un punto di vista farmaceutico e farmacistico per poter pensare a soluzioni del genere. Poi c'è un importante revival di altri strumenti che hanno avuto già una loro stagione, come gli anticorpi monoclonali, policlonali, ovvero anche mix di anticorpi con specificità diverse. L'anticorpo non è soltanto, diciamo in questo senso, non ha soltanto un effetto diretto all'inibizione, vuoi della, diciamo, di quello che può essere la procedura di ingresso del virus nella cellula, vuoi anche la formazione di sincizio, di quel modo di essere del virus quando passa da una cellula all'altra. Quindi è comunque una procedura che va a interferire in una fase non replicativa del ciclo virale, in questo senso ha delle proprietà. C'è stato un revival anche perché costa un po' meno rispetto al passato occuparsi di anticorpi monoclonali, grazie al grosso sviluppo che c'è stato in oncoematologia, in reumatologia e quant'altro. Devo dire che al momento un posizionamento definitivo in prospettiva non c'è, però la speranza è che possano coadiuvare una terapia di tipo convenzionale, anche se vuoi ridotta magari a due farmaci, e che possano consentire magari un alleggerimento complessivo di quello che può essere il carico chemioterapico. Vedremo, diciamo, le premesse sono importanti. Che sarà però anch'esso un carico chemioterapico, perché questi anticorpi monoclonali o policlonali comunque si aggiungeranno, certo, al carico dell'impegno che la persona deve seguire per poter avere una risposta efficace, effettiva e di lungo termine. Non c'è dubbio, no? Questo assolutamente sì, certamente sì. E l'unica cosa positiva è che sembra da questi primi studi che non ci siano dei grossi effetti collaterali. No. O sbaglio? No, ma in generale no, fra l'altro sono proteine, sono, esatto, aggregati poliproteici che hanno da questo punto di vista non presentano sorprese o tesori particolari, ecco, è un filone che da un punto di vista della filosofia sperimentale è un po' diverso rispetto a tutti gli altri, ecco, questo va detto, e si affianca in parte a quello che può essere stato, che ancora è, lo studio per esempio
degli effetti terapeutici di preparati che dovremmo definire vaccinali, ma che in realtà non corrispondono a quello che è il proposito di un vaccino. Quindi è un concerto di azioni che si ritiene possa in qualche modo migliorare quello che è comunque l'alveo convenzionale di una soppressione virale, da quello non si esce. Ecco. Al di là, Alessandra, al di là del trapianto di midollo, questi preparati in studio, questi monoclonali e policlonali, hanno un orizzonte molto lungo per essere messi nella pratica clinica? Beh, allora diciamo che il punto è lo scopo per cui vengono utilizzati, perché sicuramente lo scopo verso la cura è uno scopo molto ambizioso che non vedo vicino rispetto all'utilizzo di questi preparati, anche perché spesso sono diretti, si è visto anche nelle presentazioni di questi giorni, che quando sono diretti verso una singola porzione o due singole porzioni lasciano poi lo spazio al virus di evadere, perché sappiamo che ha un'alta possibilità di mutare, mentre probabilmente però non replica. Però nel momento in cui ci saranno degli anticorpi che vanno a colpire più target e in pazienti selezionati che hanno quel target effettivamente colpito dagli anticorpi che sono prodotti, allora potrebbero essere inseriti anche in contesti di cura, però ovviamente in una prospettiva molto più lunga. Ci sono aspetti secondo me che vanno un attimino differenziati, perché come diceva la professoressa Bandera, la vedo piuttosto lontana la prospettiva di cura basata su un intervento, diciamo, su quello che è una volontà di colpire una struttura molecolare che ha evidentemente un significato strategico nel passaggio del virus da una cellula all'altra e la sua replicazione, eccetera. Se andiamo a vedere i primi tentativi di questa nuova nouvelle vague dello studio degli monoclonali, sono stati fatti su pazienti con infezioni farmacoresistenti, cioè allo scopo quindi, se vogliamo, di aggiungere una componente, e da un punto di vista della valutazione della magnitudo della risposta virologica, se vogliamo, sono stati anche abbastanza deludenti, come in generale lo sono e lo sono stati nelle prime fasi in cui così si andava a cercare di capire che cosa se ne poteva fare. Perché viceversa hanno più una risposta immunologica. Probabilmente si ritiene, sì, esatto. C'è un qualcosa. E il lavoro poi dell'antiretrovirale continua e deve continuare, sì, no? Sì, sì, sì. Assolutamente sì. No, quello per adesso non ne possiamo fare minimamente a meno. A nessun titolo, anzi ogni tentativo di interrompere, di posticipare, tutta la storia della terapia antiretrovirale alla fine ci consegna un'infezione che, come tutte le altre, prima la si tratta, meglio è. Questo. Ho sentito che c'è un disegno di uno studio in cui dei gruppi di pazienti potrebbero interrompere la terapia. Quali sono le caratteristiche per cui generalmente un paziente potrebbe interrompere la terapia, perché comunque per molti è ancora la terapia è un fatto gravoso di responsabilità con se stessi e con gli altri. Però, ma interromperla mantenendo la carica virale al di sotto della quantificazione e mantenendo evidentemente il patrimonio immunologico, potrebbe essere già un obiettivo di medio che potrebbe interessare ad alcuni. Chi sono questi? Non so se vuoi anticipare qualcosa. Allora, certamente noi abbiamo i dati alle spalle, quelli dell'introduzione strutturata di terapia, il famoso studio, lo SMART, intendo dire lo SMART. Che ci ha detto che in realtà l'introduzione di terapia è dannosa anche quando i CD4 sono alti, perché compaiono degli eventi non AIDS. Quindi diciamo che la strategia dell'interruzione della terapia d'amblè evidentemente non ha funzionato, e tutti noi siamo certi che fare interruzione strutturata di terapia in pazienti HIV positivi in fase cronica dell'infezione è dannoso. Ci sono dei tentativi di interruzione della terapia in popolazioni molto ben caratterizzate e spesso che hanno un reservoir virale più piccolo, quindi si può ipotizzare per esempio in pazienti trattati nelle primissime fasi dell'infezione, cioè nell'infezione acuta.
Purtroppo però i dati che sono disponibili ad oggi anche nelle coorti di pazienti che sono stati trattati nei primi stadi FIBIG, cioè proprio all'inizio dell'infezione, ci dicono che più o meno con un periodo di tempo più o meno breve il virus si ripresenta e ritorna a replicare. Quindi di fatto oggi non abbiamo un marker, una caratteristica che ci predice che quel paziente può rimanere. È vero, nella corte Visconti ci sono stati segnalati dei pazienti trattati nell'infezione acuta da HIV che si sono mantenuti liberi dalla replicazione virale anche dopo la sospensione della terapia, però purtroppo non hanno un marcatore o un gruppo di marcatori che ci permette di identificarli a priori, e questo ci impedisce di poter trasferire questa informazione alla popolazione HIV positiva in generale. Quindi al momento diciamo che non abbiamo dei dati sufficienti e neanche appunto in prospettiva immediatamente usufruibili per dire che potrebbe essere, diciamo, non dannosa questo tipo di strategia che al momento noi non vediamo praticabile. Questi tipi di marcatori sono sicuramente, intanto sono due discorsi da fare, no? In Italia è ancora più difficile prevedere un'azione di questo genere, tipo la sospensione, in quanto oltre il 50% delle persone che si presentano all'ospedale e apprendono di avere l'HIV già sono in AIDS conclamato, quindi con un danno immunologico serio, è un patrimonio di reservoir sicuramente eccessivo. Grande. L'altro discorso è quello di cercare di andare a stanare all'interno delle latenze quel virus che già non replica più, ma che è quelle al di sotto di 37, no? Al di sotto di 37 coppie, e in effetti non ti fa nulla, però ciò nonostante continua a mantenere l'infiammazione, diciamo come discorso che a lungo termine produce altri danni al corpo che si possano più o meno avvicinare a quelli della vita della persona sieronegativa, però si sa che sono accelerati e sono più marcati, più visibili. Certo, no, ma questo è un discorso che fa parte di una, diciamo, di un grosso rinnovamento dottrinale nel mettere in relazione la flogosi a fenomeni che caratterizzano in qualche modo la durata della vita, tipo il rischio cardiovascolare, metabolico e quant'altro. Il fatto che effettivamente, togliendo questo rumore di fondo, come è possibile fare per esempio nell'infezione da HCV, si è visto che tutta una serie di parametri tornano rapidamente anche in ordine, in particolare non so, l'omeostasi glicemica, tutte quelle forme di intolleranza glicemica o addirittura di diabete franco che hanno risposto spontaneamente alla clearance dell'HCV. E siamo un modello non molto distante dall'HIV in realtà, perché adesso l'HCV ci sembra una barzelletta, lo togliamo in due o tre mesi, fino a tre anni fa era un problema, si aggiungeva all'altro e fra l'altro riproduceva molti degli aspetti della flogosi cronica in HIV. Il discorso è effettivamente che esista una vita biologica non misurabile facilmente per noi, che va oltre quella che è la nostra capacità di sopprimere quel compartimento centrale che è il plasma, questo sì. E che questa fra l'altro ha una serie di realtà che non ci consentono di abbassare troppo la vigilanza, nel senso che per esempio vediamo, se andiamo a studiare in sequenza il modo di essere del virale nello stato di integrazione, il famoso DNA provirale, vediamo che questo nel tempo, in funzione del farmaco che sta sopprimendo la replicazione in quello che sono i compartimenti più superficiali, effettivamente c'è quello che chiamano un genetic reshaping di questo DNA in funzione del farmaco che è presente, cioè effettivamente c'è anche un minimo di relazione fra questo DNA integrato e i farmaci che il soggetto sta assumendo. Questo per dire che cosa? Che effettivamente c'è ancora una sensibilità, un rapporto di relazione e forse anche quello che può essere il seme di una selezione di resistenza se il soggetto poi perde contatto, perde aderenza con la terapia stessa. Quindi anche nelle, come si dice,
nelle migliori famiglie, cioè nei soggetti perfettamente aderenti, eccetera, il virus permane quantitativamente in funzione di tutta una serie di variabili, il momento in cui è iniziata la terapia, cioè quanti anni ha vissuto con l'infezione da HIV non trattata, eccetera. Poi però purtroppo c'è un off limit, non si riesce a scavare oltre se non in maniera abbastanza lenta, in funzione anche dell'emivita di queste cellule memorie, in cui l'HIV è presente in latenza. È una, probabilmente ci sono delle piccole rivoluzioni replicative che non riescono ad assumere la dignità di un qualcosa di misurabile secondo i metodi convenzionali, che però mantengono questo stato di flogosi cronica. Quindi probabilmente c'è bisogno di marcatori diversi, di una diagnostica più mirata? Ma diciamo più o meno un'idea ce la siamo fatta sulla quello che può essere la magnitudo di questo fuoco che arde, diciamo, sotto la cenere e che mantiene questo stato flogistico. Se è vero che trattare, per esempio, il prima possibile ci toglie tutta una serie di probabilità di ammalarci secondo una serie di parametrazioni che nello studio, nello START in particolare, sono venute fuori, ecco, probabilmente trattare addirittura l'infezione acuta abbassa quello che è il set point, ovvero la quantità di virus integrato che si manterrà e sarà soggetta a una molto lenta erosione nel tempo. In fondo è la quantità di virus pronto a saltare fuori se la vigilanza, diciamo, la soppressione, la chemiosoppressione continua viene un po' meno. Certamente la cosa migliore che si può fare oggi è, se uno deve proprio infettarsi, è iniziare la terapia prima possibile. Questo sì. Questo è l'unico fattore effettivamente marcatore o non marcatore. Se tu sei stato 8 anni senza essere curato, magari hai tra ancora 300-400 CD4 che appartieni a una fascia, diciamo, a progressione abbastanza lenta, però posso stimare che tu avrai una flogosi cronica, anche se ti tratto, sarà di una certa entità, e questo corrisponderà a un rischio cardiovascolare, corrisponderà, diciamo, a tutta una serie anche di stimoli a correggere, per esempio, lo stile di vita, certi parametri, diciamo, biometrici personali, certo, individuali, certo. L'indice di massa corporea e quant'altro, smettere di fumare, cose anche se vogliamo abbastanza banali. Oggi siamo diventati molto più trasversali come medici, perché cerchiamo di correggere queste variabili nella consapevolezza, sono molto importanti, e se vogliamo un effetto collaterale favorevole del fatto che ci si proietta in una vita lunga, che nelle migliori circostanze di esercizio terapeutico è una durata che si approssima a quella della popolazione generale. La CIMIT ultimamente ha deciso di prendere una posizione di gruppo, di società, sul slogan che è venuto fuori di recente, U uguale U. Evidentemente la community cerca di spenderlo nella maniera migliore possibile per diminuire la emarginazione delle persone con HIV, facilitare, invogliare a fare il test le persone che non lo vogliono fare e comunque, diciamo, avere un percorso in più per poter diminuire la curva delle nuove infezioni. Che cosa ne pensate? Io credo che appunto questo principio di undetectable, untransmissible, e quindi della riduzione dello stigma del paziente sieropositivo, è un passo importante, è un passo che deve appunto stimolare le persone a fare il test e a mettersi in terapia il prima possibile. Io credo che davvero abbiamo un'arma, che è appunto l'utilizzo della terapia antiretrovirale in fase precoce e in tutti i pazienti HIV positivi, che dovrebbe essere veramente l'arma vincente per cercare di ridurre il tasso di nuove infezioni. E questo credo appunto che valga soprattutto in un principio di salute pubblica e quindi di diffusione dell'epidemia. Quindi lo trovo uno strumento importante. Sei d'accordo? Perché ci troveremo molto presto intorno a un tavolo organizzato dal professor Galli proprio per scrivere un consensus sul come
passare questo tipo di informazione alla popolazione generale, perché altrimenti se passa un discorso impreciso ci sono moltissimi rischi. Chiaro. Io vi ringrazio moltissimo per le vostre bellissime presentazioni, per il vostro rapporto su questa CROI. Vi auguro una buona serata. Noi abbiamo finito con il ciclo delle interviste, che vi saranno a disposizione dei nostri siti quanto prima, e che vi invierò. Grazie. Sì, grazie.